Ciao, sono Cristian Grazioli, responsabile tecnico del gruppo Remark. Il gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. La legge 215 del dicembre 2021 recepisce il decreto legislativo 146 e introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza. Nel video precedente abbiamo visto i nuovi obblighi in capo al datore di lavoro. In questo vedremo il nuovo ruolo del preposto. Tra i nuovi obblighi introdotti, il datore di lavoro o il dirigente, ove necessario, individuano il preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza. In tale contesto, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un emolumento spettante al preposto per lo svolgimento dell'attività. Inoltre, il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. La norma prevede quindi, visto il nuovo ruolo del preposto, un possibile, non obbligatorio, emolumento e uno scudo penale. Entrambi questi temi, rivoluzionari e che toccano la contrattualistica aziendale, impongono un approfondimento nei prossimi video. Ma ritornando al tema dell'individuazione del preposto, essa può essere realizzata secondo varie modalità, più opportune in funzione dell'organizzazione aziendale, dalla fissione in bacheca, da un nuovo organigramma condiviso con i lavoratori, da un'individuazione nel DVR o da una vera e propria investitura con possibile accettazione da parte del lavoratore. La norma non dimentica nessuno, anzi anche degli autori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Questo aspetto è molto critico, soprattutto per alcune tipologie di appalti, ove è previsto un lavoro in solitario. Esempio, possiamo vedere la vigilanza. È evidente che tale approccio normativo è finalizzato ad imporre una riflessione da parte del datore di lavoro sull'organizzazione aziendale e sui preposti. Ma entrando nel cuore della riforma, la legge ha ridisegnato la funzione del preposto. Infatti, il preposto non può e non deve più limitarsi al solo segnalare, ma in caso di rilevazione di comportamenti non conformi dei lavoratori alle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dei dirigenti, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni in materia di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza da parte del lavoratore, deve informare i superiori diretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante l'attività, deve vigilare sull'azienda e interrompere immediatamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Capite l'importanza di questi interventi. In tale contesto, il preposto si trova a svolgere un ruolo attivo, interventista. Molte aziende si stanno chiedendo qual è il tempo adeguato per svolgere l'attività di vigilanza. E per svolgere questa attività è importante capire come organizzarsi. Ma soprattutto stanno definendo in modo analitico cosa deve controllare il preposto, al fine di ridurre i possibili conflitti interni all'azienda, tra datore di lavoro e lo stesso. Infatti, se alcune attività di vigilanza sono palesi, esempio il rispetto della segnaletica aziendale, il rispetto della viabilità, il rispetto di comportamenti palesemente pericolosi, esempio un accesso in quota senza imbragature, altri appaiono soggettivi, quali interruzioni più delicate da affrontare, ad esempio le modalità e gli interventi su attività in uso, manutenzione, pulizia di attrezzature, le attività di vigilanza sulla preparazione e l'uso di sostanze pericolose, le attività di vigilanza su procedure di lavoro con particolare attenzione alle attività manuali. Può pertanto essere utile in una fase iniziale costruire con il preposto una lista dei controlli
che deve effettuare. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, il normatore ha previsto che l'attività formativa debbano essere svolte. In particolare, chiede che la formazione venga svolta interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale. E comunque, ogni qualvolta in ragione dell'evoluzione del rischio, nascono nuove criticità. Anche in questo caso, come per il datore di lavoro, entro il 30 giugno doveva essere varato un testo che definiva le modalità per l'effettuazione di tale formazione. Ma così non è stato. Pertanto, fino all'emanazione di questo decreto, restano validi i testi in essere. Resta inteso che ci troviamo in una sorta di vacatio, dove da un lato sono state definite le nuove posizioni di garanzia, ma mancano i contenuti su come trasferirle ai soggetti coinvolti. È pertanto importante, è un nostro consiglio, comunque continuare con la formazione quinquennale, ma il prima possibile svolgere un momento di aggiornamento con i preposti, informandoli e illustrando loro quali sono le loro nuove responsabilità. Infatti, in caso di infortunio, cosa potremmo dire alle forze dell'ordine? Non ho fatto il mio dovere perché non sono stato formato? Nei prossimi video vedremo i risvolti giuridici e i diritti contrattuali che questa antiriforma introduce in materia dei preposti e le novità introdotte dalla riforma in materia giurislavoristica.